Allora, per quanto riguarda il problema cioè il provvedimento che è stato firmato oggi, si tratta di un provvedimento dove vengono individuati i paesi sicuri. E in che cosa può incidere? Può incidere nel senso che quando vanno presso le commissioni territoriali, laddove risultino, a parte casi particolari che verranno eventualmente segnalati in sede di audizione, ovviamente le procedure saranno più brevi che non nel passato. Quindi un effetto positivo sicuramente ci potrà essere. È stato un decreto interministeriale del ministro degli esteri, interno e giustizia. Nessuno di noi ha la bacchetta magica, nel senso di ritenere che nel giro di un mese il problema si risolva. Su questo poi ve lo dice una che diciamo, che è stata prefetto e che ha gestito poi dall'altra parte del tavolo i problemi nella concretezza. Allora io dico che sicuramente questo provvedimento può essere di utile perché può abbreviare effettivamente i tempi, quindi adesso dire che sarà un mese, 2 mesi, 3 mesi, questo ovviamente non mi sento perché non do numeri senza averne, diciamo, le prove, però certamente quello che posso dire è che inciderà sui tempi conclusivi per l'esame, quindi questo tipo di interpretazione del provvedimento, nel senso che chi ha diritto rimane, chi non ha diritto va via. Certo è, a quello quando parlavo di problema complesso, perché comporta anche che poi ci siano gli accordi di rimpatri e anche no, perché tante volte, guardate, non ci sono soltanto gli accordi di rimpatrio, ma ci sono degli accordi di polizia che fanno sì che poi si riesca a rimandare indietro. Quindi noi dobbiamo molto parlare con gli altri stati e già le forze di polizia hanno una serie di accordi in atto, per cui secondo me va visto nell'insieme, quindi direi che potremmo parlarne tra 6 mesi e vediamo se c'è stata, vi posso raccontare effettivamente dei tempi necessari e di quanto è inciso concretamente. Io come prospettiva ritengo che effettivamente ci sarà una riduzione dei tempi, quindi può essere utile un provvedimento di questo tipo, certamente.